Con questa situazione legata a Icardi, perché oggi si è aggiunta quest'altra puntata per Francesco con questo post di Icardi, Freedom, Libertà, c'era scritto nel post con una sua foto a San Siro, tra l'altro, dove indossava un cappellino con la stessa scritta. Quindi è marketing o non lo so, è ancora una volta un modo per provare a giocare con le emozioni dei follower, con la stessa Inter? Qual è secondo te la chiave di lettura? Ma secondo me sono entrambe, insomma, lui sta un po' giocando da questo punto di vista e devo dire che è anche abbastanza abile sull'utilizzo dei social network. Il problema è che adesso di giocare, cioè bisognerebbe giocare su un altro campo, bisognerebbe ricominciare a giocare su un altro campo, che è quello che Icardi ormai non vede più da una decina di giorni a questa parte. Quindi Icardi, tutti i calciatori, tutti quelli che sono stati intervistati in questi ultimi 10 giorni, hanno dato tutti la stessa lettura, e io credo che non si siano messi tutti d'accordo. Cioè, perfino Cassano, quella di chiedere scusa allo spogliatoio, quella di entrare nello spogliatoio, parlare con i compagni di squadra, chiarire la situazione con i compagni di squadra, perché a me sembra evidente che la frattura sia con lo spogliatoio, che la fascia di capitano non gliel'abbia tolta né Marotta né Ausilio né Spalletti, la fascia di capitano gliel'hanno tolta i suoi compagni di squadra. E io penso che un giocatore non sia capitano solo perché indossi una fascia al braccio. Un giocatore è capitano perché è legittimato dallo spogliatoio, legittimato dai suoi compagni. Un giocatore è capitano perché è un esempio per la squadra, è un punto di riferimento per la squadra. E a mio modo di vedere, Icardi non era più un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra. Ed è questa la ragione per la quale gli hanno tolto la fascia. E adesso bisognerà ricucire questo strappo, perché poi Icardi, se si sente davvero il capitano di questa Inter, è giusto che torni a comportarsi da capitano di questa Inter, e quindi che vada nello spogliatoio e affronti la situazione, perché non si è mai visto un capitano che scappa o che perlomeno si defila nel momento in cui c'è un problema così grosso da affrontare. Quindi credo che Icardi debba davvero seguire il consiglio di tutti gli ex calciatori che in queste settimane si sono avvicendati nelle varie trasmissioni, sui vari giornali, e che hanno dato tutti quanti la stessa lettura. È bene che Icardi torni nello spogliatoio, anche perché poi credo che convenga anche a lui da questo punto di vista, perché oggi sono arrivate le prime voci sulle convocazioni della nazionale argentina, per la quale lui ha tanto combattuto, e che non lo vedono chiaramente nell'elenco. E il suo contratto comunque scade tra 2 anni, quindi a meno che non porti i 110 milioni a luglio, nelle prime 2 settimane di luglio, tecnicamente non potrebbe andare via. Quindi credo che conviene a tutti risolverla. Conviene a tutti risolverla, su questo non c'è nessun tipo di dubbio. A Milano Alessandro Giada chiedeva come si fa a gestire una situazione come quella di Icardi, no? Anche dal punto di vista del procuratore, tra virgolette, no? Hai un ex capitano che viene destituito a stagione in corso, con lo spogliatoio, prendo per buono quello che ha detto prima per Francesco, che mi sembra non sopportarlo poi così tanto, insomma, come si fa a risanare tutto e a gestire anche adesso una situazione così? Ma Fernando, io a differenza di Roggi, insomma, cerco di interpretare il ruolo e il mestiere in un certo modo, quindi lui ha fatto le considerazioni assolutamente condivisibili, però per rispondere alla tua domanda, secondo me come si fa, provando a fare innanzitutto gli interessi del ragazzo e nel caso in questione provando a fare un passo indietro dal mio punto di vista, considerato che poi è stato chiesto sia al giocatore di chiarirsi, non assolutamente chiedere scusa, che forse potrebbe sembrare un po' troppo, e al procuratore forse di evitare tanti interventi sui social. Per rispondere anche alla prima tua domanda, dice ma è marketing, c'è una battuta quando facevo il giornalista, adesso con Francesco inizia la trasmissione, scambiamo qualche impressione, si parlava di marketing o di marchette, no? Delle volte, quindi cercare anche di fare mercato. E in quest'ottica io provo a dare qualche parametro oggettivo. Il valore del giocatore è sceso, perché stando fermo, considerati i problemi, dalla clausola di 110 milioni di euro o da 100, mi sembra già che si parli di 80 e forse qualcosa in meno per provare a prendere il giocatore. E lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ingaggio, perché continuando poi in questo braccio di ferro, è vero che l'Inter ha fatto questa proposta di rinnovo a 6 milioni e mezzo, però non giocando o comunque poi portando
avanti come giustificazione, che sarà, come diceva anche Roggi, certamente veritiera. Bisognerebbe conoscere dal di dentro questo problema al ginocchio. Adesso è emerso una questione di natura fisica, per cui se io dovessi essere una società che deve comprare un giocatore, si deve operare al ginocchio, ci penserei due volte. Quindi come si fa? Provando a fare gli interessi del giocatore, che è un po' quello per il quale veniamo chiamati, ma provando poi a lavorare anche con la società, che è l'interlocutrice in questo caso più importante per quanto concerne qualsiasi tipo di trattativa. E allora abbiamo capito qual è l'argomento principale, si partirà da Icardi con Gianluigi Longari, l'ennesimo post dell'ex capitano dell'Inter e quello quasi successivo, no? Passata qualche ora, lei è in vacanza a Dubai, di Vandanara, sì. Sua moglie ed agente. Esatto, sì, non sappiamo quanto possano essere interpretabili rispetto alla situazione che l'Inter e Mauro Icardi stanno cercando di risolvere in qualche modo, però di certo sono da aggiungere al calderone di post che hanno contraddistinto le ultime settimane. Questo è quello di Mauro Icardi, è abbastanza chiaro, freedom, libertà, riprende anche uno stemma che ha sul cappello, e probabilmente è semplicemente legato a un lancio di qualche oggetto commerciale. Ecco, deve fatturare, cosa... tu dici? Secondo anche me, lui. Secondo me sì, è chiaro che comunque il messaggio subliminale sia abbastanza evidente e che anche strategicamente non sia stato scelto a caso il momento per fare il lancio di questo cappello, ammesso che sia semplicemente questo l'intento del post in questione. Per quanto riguarda Mauro Icardi, si parla di libertà, si parla ovviamente delle difficoltà che sta vivendo per quanto riguarda il suo rapporto controverso con l'Inter, che approfondiremo perché abbiamo avuto modo di documentarci nel corso della giornata, e quindi possiamo tracciare un quadro abbastanza diciamo aderente alla realtà, se non altro della situazione che coinvolge Mauro Icardi e l'Inter. Oltre al post dell'ex capitano dell'Inter, c'è anche quello della moglie e procuratrice Wanda Nara, che si trova in vacanza, beata lei, almeno queste sono le sembianze che apprendiamo dal suo post su Instagram. Rescate d'emergenza è il post che ha pubblicato Wanda Nara, con una mise abbastanza eloquente, e ovviamente, come dicevi tu, senti la musica, esatto, ricordava molto la CJ di Baywatch, ecco. Eh sì, dai, perché insomma rescue, il salvataggio d'emergenza, no? Esatto. Chi ha fatto più like, Gianluigi, lei o lui? Te lo dico subito. Vai, grande Alberto, qui. Allora, vai. Ne ha fatti di più lui. Quanti lui? Lui 228.107, lei 111.778, però detto che Mauro Icardi ha anche un vantaggio di 7 ore sul suo post. Ragazzi, recuperati. Se consideriamo la media di like, sicuramente il post di Wanda ne ha ricevuti di più. Secondo me la cosa paradossale di una gestione sotto gli occhi di tutti completamente sbagliata e suicida dell'assistito, in questo caso di Mauro Icardi, è che non ci sia una strategia alla base da parte di chi lo rappresenta, ma che stia navigando a vista, vivendo alla giornata, senza avere una strategia appunto di base. Perché io non credo al fatto che ci siano delle offerte che non ci potrebbero neanche essere, perché sono emerse nelle ultime ore, per esempio, delle proposte che sarebbero state avanzate da 9 milioni di euro a stagione più 2 di bonus da parte per esempio del Napoli, si è parlato anche della Juventus, ma sono cose che non si possono fare, cioè nel senso, se fosse vero sarebbe gravissimo, perché l'Inter avrebbe la possibilità di diventare parte in causa di una situazione del genere, visto che comunque il giocatore è a tutti gli effetti un tesserato dell'Inter, e per poter trattare del suo ingaggio c'è la necessità, o comunque c'è la discriminante, che l'Inter accetti o meno una proposta da parte di un club. Consideriamo soprattutto il fatto che la clausola rescissoria di Icardi vale soltanto per l'estero e non per l'Italia, per cui non ci sarebbe nemmeno questa scusante nel caso di un club italiano. Secondo me non ci sono in questo momento delle proposte effettive che Icardi ha in mano da valutare come possibile alternativa all'Inter. È semplicemente un pasticcio creato da chi lo assiste, che lo ha fatto nella peggior maniera possibile, non facendo i suoi interessi, pensando probabilmente di farli, ma nella maniera peggiore possibile, perché quello che era uno dei centravanti più forti del mondo al momento si trova a non avere nemmeno il campo per poterlo dimostrare, ad avere perso anche la possibilità di farlo con la sua nazionale. Io confermo tutto, nel senso, ringrazio Gianluigi Longari perché oggi ha lavorato come un matto. Siamo di rimpettai di scrivania, io ovviamente non lavoravo e lui lavorava. Non ci credo. E lui lavorava, e già lui al telefono, poi insomma ha ricostruito anche la vicenda Icardi, vedrete il servizio all'interno di Sport Italia Mercato delle 23, la ricostruzione però ce l'ha fatta anche adesso e lo ringraziamo.
Io mi chiedo però se sia più Icardi o l'Inter che abbia qualcosa da perdere, perché secondo me alla fine Icardi l'anno prossimo una squadra se la trova, se non è adesso se la troverà a fine anno, a un prezzo sicuramente scontato rispetto a quello che era il prezzo di inizio anno. L'Inter poteva fare mercato su Icardi e quindi poi venderlo a fine stagione. Io non riesco a capire come non si sia potuto venire a un accordo fra le mura dello spogliatoio in cui si dice ok, sopportate ancora Icardi da qua fino alla fine del campionato, dopodiché raggiungiamo la Champions, tu te ne vai e ti vendiamo a 100 milioni, te ne vai, Perisic e gli altri saranno contenti e fine. Mi sembra... Vai Giulio! Diventa ciò che sei, la frase di Nietzsche, e dice tutto. Allora Icardi è diventato ciò che è gradualmente. Allora intanto non è mai sbocciato come centravanti completo, perché poi dobbiamo anche mettere un po' l'accento su quelle che sono le mancanze del giocatore, e analizzarlo anche tecnicamente. Allora, siccome Alberto diceva è una perdita per l'Inter, attenzione, cioè l'Inter aveva questo centravanti che faceva tanti gol, ma come ha sempre sottolineato Spalletti, un giocatore avulso dal gioco. Gli si chiedeva di fare calcio anche fuori dalla sua mansione, fuori dall'area. Per qualche partita l'ha fatto. Brava. Per qualche mese l'ha fatto. L'ha fatto, e non solo l'ha fatto in maniera egregia. Benissimo. Allora, l'ha fatto così bene che tu ti domandi, ma allora tu sai anche giocare a calcio, ma allora perché non lo applichi? Allora ti manca forse l'agonismo? Ti manca la volontà? Allora, se tu sei un centravanti che puoi far questo e non lo fai, e batti la fiacca, allora c'è qualcosa che non va. So che comunque in sede di campagna acquisti l'Inter ha preso Keita, che comunque è una seconda punta, uno che svaria, ma non ha pensato al se si fa male uno o l'altro, perché comunque con tre competizioni, perché erano tre, adesso sono due. Certo. Evidentemente avere un centravanti più un centravanti barra scommessa che Lautaro e un Keita che sta laterale è comunque, come dire, hai poche cartucce. Però c'è da dire una cosa, cara Valentina, che qui Alberto sarebbe d'accordo. Intanto che qualcosa mi fa presagire che Icardi non sia stata tolta la fascia solo per le questioni legate a Wanda, ma ci siano delle questioni legate alle, credo, un po' più gravi, un po' più complesse, e che noi non sappiamo, ma il cui riflesso si vede nell'esplosione di questa squadra, di certi giocatori, appena Icardi è uscito di scena. Allora, evidentemente in qualsiasi contesto della vita, se tu hai anche uno bravissimo, ma 10 che non ti rendono, perché ci sei tu, tolgono quello bravissimo per far rendere gli altri 10. Alla fine, quello che ti voglio dire, cioè, hai ragione Valentina, c'è un problema tecnico, manca il centravanti, però tutti danno quel qualcosa in più. E poi alla fine io credo che la difficoltà, Alberto, rispondo alla tua, dell'Inter nel venderlo, non sia dato dal fatto che ormai c'è questa frattura e ne gioverebbe qualsiasi club, ma per il fatto che si è deprezzato lui, perché Real Madrid, Barcellona, Juventus, Bayern, queste squadre non ti comprano solo il calciatore, ti comprano l'uomo, te lo visionano, cioè vogliono avere delle certezze sul piano umano, comportamentale. Non basta che sei un talento, non basta che fai gol, devi essere uomo. Mi è venuta in mente un'altra domanda, vai Alberto, intanto rispondi a Giulio. No, ma io sono d'accordo con te, però mi chiedo sempre, ok, non lo compra il Barcellona, non lo compra il Napoli, non lo compra l'Inter, ma l'Inter, i soldi di Icardi, che erano 100 milioni prima, dove li prende? Ma infatti nessuno gli hanno mai chiesto. Il Perisic ha avuto per ben due volte la possibilità di partire. Però io vi vorrei riportare un attimo sul discorso tecnico. Mi è venuta in mente adesso una domanda, guardavo la classifica e pensavo alle squadre che in questo momento sono avanti all'Inter e le squadre che si stanno giocando l'accesso in Champions con l'Inter, no? Tutte queste squadre là davanti hanno un grande numero 9, o comunque un vero numero 9. Per me Lautaro Martinez non è un reale, per me poi sono, per tutti credo, no? Reale numero 9. Allora, pensiamo alla Juve, vabbè la Juve è fuori da tutto, ha già vinto. Il Napoli comunque ha Milik, che è un centravanti di un certo tipo. L'Inter aveva Icardi, che era di quel tipo lì, no? Il Milan adesso c'ha Pionte, che aveva comunque anche Higuain. La Roma ha Dzeko, che è rinato, sì. che è tornato a segnare. La Lazio è Immobile. L'Atalanta Zapata. Posso andare avanti, cioè. No, la fanno un po' facile, secondo me, a dire Icardi non mi serve più. Certo che la squadra giustamente ha reagito e ci sta. Io credo che sia evidente che sia lo spogliatoio che abbia in qualche maniera disautorato Icardi e gli abbia tolto la fascia, perché poi tra l'altro succede finito il mercato di
di gennaio, no? Molto strano che sia successo lì, cioè, non lo so cosa sia successo, probabilmente... Quante volte abbiamo parlato, no? Durante sì, assolutamente. Il mercato però di gennaio. Però la squadra reagisce bene, ok, però uno come Icardi, che a inizio anno era la bandiera, il capitano, il punto di riferimento dell'Inter, non è che lo puoi togliere e dire vabbè, non cambia tolto. Nulla. Scusate, se mi permetto, non l'ha tolto. No, scusami. Ha tolto la fascia. Tolto lui la che fascia. Si è lui che si auto... Sì. È lui no. Che ha detto, no, però io ragazzi, io non rientro più se non mi ridà la fascia. Se il concetto è questo, è grave. Banda Icardi 27, eccolo qua. Ci sono, in effetti sì, è quello ufficiale, lo possiamo vedere insieme. Okay. C'è una foto, ne è già apparsa subito un'altra di lei in vacanza con i bambini, ma poco prima era stata postata questa con Icardi abbracciato da un compagno di squadra. Non seguirla. No. Metti eccolo. No, ok, perfetto. No, si sa. Eccolo qua, con Bernie, se non vado errato, mi sembra che sia lui, che lo abbraccia con la fascia da capitano in bella mostra, probabilmente al termine della partita dell'Olimpico contro la Lazio. Lo scorso anno, esatto. Che ha deciso la Champions, sì, lo spareggio Champions. Sì, che ha deciso la Champions, esatto, sì. Cosa mai vorrà dire? Perché poi non c'è nessuna frase, no? No. Solo una foto. Esatto. Solo una foto. Bello. Come la interpretiamo? Beh, la fascia l'ha trovata subito, si vede bene, la fascia gialla. La fascia gialla di capitano. E forse lui... Vi ha portato in Champions? Vi ha portato in Champions? È l'unico che è ancora terzo, non so, è ancora terzo portiere o... Sì, è il terzo portiere. È l'unico che è rimasto nello spogliatoio della sua parte, interpretiamola così. L'anno scorso è stato capocannoniere Icardi insieme a Immobile, ricordiamo anche come finì lo scorso campionato, effettivamente Icardi è stato decisivo nella Champions dell'Inter, quindi secondo me il sottotitolo alla foto può essere: vi ricordate? In Champions siamo arrivati grazie ai gol di Maurito. E poi l'abbraccio con potrebbe un compagno questo, di squadra, no? Comunque esatto. Secondo me è importante, cioè per far vedere, ma non è che tutti mi volessero male. Ragazzi, io propongo una cosa: non facciamo più trasmissioni, anche noi parliamo attraverso i post. Giallo, mi devi dire una cosa, mandami una foto. Faccio un selfie. Sì, non lo so, qualsiasi cosa. Un selfie abbracciato a qualche collega, sì. Così per testimoniare la benevolenza reciproca. Va e bene. Faremo vedere la giornata di Sport Italia come si sviluppa. Scusa Valentina, perdonami, ma quando Marotta, quindi il capo, il datore di lavoro, dice vabbè, ma ragazzi, riferendosi a Wanda / Maurito, meno social e più realtà, era un po' questo, no, il messaggio, che è un messaggio che anche Spalletti lo ha detto in conferenza anche stampa, Spalletti, no? Sì, assolutamente, frase anche di Spalletti, alla fine è un messaggio che non è distruttivo, sta dicendo semplicemente risolviamo la cosa, lasciamo stare un attimo i social, siamo persone, cioè i social sono una realtà parallela, sono dei circuiti falsificati spesso, evidentemente la realtà è un'altra cosa. Nella realtà io credo che ci sia interesse di entrambi mettere fine a questa situazione, comunque trovare, qui Alberto ha perfettamente ragione, un punto d'incontro, magari provvisorio, magari che porterà, e sono certo, alla, come dire, al divorzio, ma al momento l'Inter ha bisogno, e dicevi giustamente tu Valentina, dei gol di Icardi, perché davanti a insomma, un po' numericamente in defiance, ma ha bisogno, come dire, anche di ricompattare. E lo stesso Maurito, nella misura in cui lui decidesse di andare via, ha bisogno di tornare ad essere un calciatore credibile per chi lo andrà a prendere. Quindi la convergenza è conveniente a entrambe le posizioni. Perché a fronte del messaggio chiaro e costruttivo della società, facciamo un po' meno social, un po' più realtà. Sta facendo l'opposto. Facendo, è questo Valentina, perché uno dice voglio andare alla spaccatura, ma così vai alla spaccatura e ti fai male soprattutto tu. Saremo a vedere, però questo è evidente. Iniziamo subito con Icardi, era la nostra copertina, Roberto Scarpini, sincero, non parlare da cuore nerazzurro, non parlare da professionista del settore, non hanno un po' tutti, non solo Banda, Icardi, tutti in generale stufato parlando di tramite social, basta. Possiamo finirla qui. Ragazzi, cioè, cosa vuoi dire? Penso che Marotta abbia speso delle parole molto precise l'altro giorno dicendo mi sembra che forse si possa anche magari mettere un po' di tranquillità sull'argomento e poi vedremo. In questi giorni veramente ho letto, e lo diceva prima Alfredo, che come sempre in maniera molto precisa dice non ci sono novità, possiamo provare a ipotizzare degli scenari. È diverso da quello che si vede pubblicato, dove c'è veramente di tutto e di più,
e c'è veramente da sorridere. Quindi io penso che la cosa migliore, ripeto, Marotta mi sembra sia stato molto pulito, molto semplice, ma anche molto netto nella linea che l'Inter sta portando avanti. Nelle ultime tutto 24 il resto ore lasciamo a tutti fare, certo, le considerazioni. Nelle ultime 24 ore Icardi è andato al Napoli per 9 milioni di euro, ha chiuso l'accordo con la Juventus, è vicinissimo al Real Madrid e rinnoverà con l'Inter. È vero? Sì, no, ma forse c'è neanche qualcun altro che non abbiamo letto. Questo solo nelle ultime 24 ore. No, ma lo leggi domattina, lo leggiamo domattina, Roberto. No, io credo che una sola cosa forse si possa dire, non con certezza, ma poi ci sono degli scenari che non possono essere stabiliti oggi, che se lui potesse decidere, e sottolineo se lui potesse decidere, resterebbe in Italia per tanti motivi. Però da qui a fare, a dire che hanno proposto 12 milioni, 11 milioni di ingaggio, che gli altri pensano di poter fare un blitz sul cartellino pagandolo 40-45, mi sembra, anche perché noi dobbiamo dimenticare che lui c'ha un contratto che scade nel 2021, non tra 10 minuti. Bisogna anche vedere chi ha chiamato chi, Alfredo, eventualmente, per queste pseudo proposte. Non ho capito. No, dicevo, a completare il sì, tuo ragionamento, ma bisogna anche vedere noi ha chiamato chi. Hai perfettamente ragione. Noi andiamo avanti per la nostra, perché comunque poi se raccontiamo fa uscire le notizie, perché è interesse pensare o far credere che ci sia tutta questa grande fibrillazione, che sia un eccellente attaccante, su questo non ci sono dubbi, ma è tutto da scrivere e le carte in mano fino a prova contraria c'era l'Inter. Poi se, l'Inter può anche decidere qualsiasi cosa anche andando oltre il 2019, paradossalmente, che non sarebbe un paradosso. Quindi mi sembra che ci sia una corsa, anche se mi permetti di dire, alle illazioni. Stendardo, prima alla domanda Scarpini ha dato una mezza risposta, la ripropongo ovviamente in questo caso all'ex calciatore e all'avvocato. Non si può mettere fine a questa storia dei social, trovate un accordo, non lo trovate, però basta con dei messaggi subliminali, no, sono diretti, dei messaggi indiretti, non si può fare una trattativa da milioni di euro attraverso i social. No, le trattative non vanno fatte affatto attraverso i social. Quando giocavo c'era un codice etico che prevedeva la pubblicazione di frasi sui social, ma sempre rispettando alcune regole. In questo caso si va oltre ed è un peccato, perché Icardi è un giocatore importante per l'Inter, anche se credo che l'Inter stia gestendo benissimo questa situazione. Nelle trattative i modi e i tempi fanno la differenza. In questo caso la moglie di Icardi, che non conosco personalmente, sembra non stia rispettando questi parametri, ed è un peccato perché parliamo di un centravanti tra i più forti in Europa, però ci sono delle regole da rispettare all'interno di un gruppo, all'interno di un ambiente che Icardi evidentemente non sta rispettando. È un peccato perché ne risente l'Inter, perché è un giocatore fondamentale, ma ne va anche poi sulla sua carriera, per il suo presente e soprattutto per il suo futuro. Anche perché chi ovviamente in un futuro sarà interessato ad acquistare il cartellino si fa delle domande, perché bravissimo, come lo ha fatto lì lo potrebbe fare anche qui. È un po' il discorso. Anche Michele, poi tu chiedi delle cose impossibili. Grazie. Ma come potrebbe lei rinunciare ai social, visto che continua a rilasciare interviste esclusive a tutti i quotidiani, i settimanali? Lei vive di questo. Tu chiedi delle cose, è più facile che uno torni a piedi tutte le sere facendo 10 km andata e ritorno, piuttosto che lei rinuncia a quello. Come fa? No, tu no, neanch'io evidentemente, se tu no figurati io, però forse è più facile che io ci riesca, piuttosto che lei rinunci a fare quello che appartiene al suo ABC. Come fa lei a rinunciare? Come fai a chiederle questo? Tu puoi chiederle qualsiasi altra cosa, ma questo non glielo puoi chiedere perché sta continuando. Ma al di là dei social, però qua abbiamo tre ex campioni. Eccoli qua. Che hanno vissuto situazioni di spogliatoio. Non so se avete una moglie, immagino di sì, tutti quanti. Capitasse a voi una cosa del genere, come vi comportereste all'interno dello spogliatoio? Tua moglie dice delle cose, tu ritorni nello spogliatoio e... Ma sicuramente... Le mogli in alcuni casi non dovrebbero intervenire. Però l'ha fatto. Però l'ha fatto perché lei ha anche un ruolo. Ha un altro ruolo. In quanto difende i diritti del marito. Occorrerebbe il buon senso nelle dichiarazioni. Se si vogliono usare i social, occorre avere le competenze specifiche, occorre avere la cultura giusta per poter però dire. Non si può fai dire, conto non di scrivere. Essere Icardi e questo è. E noi siamo i tuoi compagni di squadra. Tua moglie ha comunque detto determinate cose, tu puoi essere d'accordo o non d'accordo, però devi vivere all'interno di un gruppo. Certo. Che cosa fa un calciatore? Come vive all'interno di un gruppo una situazione del genere?
Ma non è affatto semplice, perché comunque è sempre la moglie di un tuo compagno di squadra, va rispettato, però è una situazione atipica che non è capitata a nessuno di noi. Perché già questa è una notizia. È una cosa nuova nel mondo del calcio, almeno personalmente non mi è mai capitato. Quindi non so a voi se è capitato all'interno. Neanche a Stellini. Infatti è una cosa talmente nuova che avere la moglie agente sicuramente all'interno di uno spogliatoio. Agente e opinionista, perché opinionista, sono quattro ruoli differenti: è mamma, moglie, mamma, moglie. Agente e opinionista. È influencer, usiamo questo termine, cioè va a fare servizi fotografici per promuovere questa marca, quest'altra, ed è un lavoro. È agente ed è un personaggio televisivo che va e fa opinione. Sono quattro professioni al prezzo di una, diciamolo in questa maniera. Quindi, secondo me, la difficoltà sta nel pensare di poter avere sempre la stessa giacca, indipendentemente dal ruolo. Probabilmente per ogni ambito ci dovrebbe essere una linea comportamentale, penso. Certo. Però poi ritorno sempre al tema del io non sono stato calciatore, ho giocato a livello amatoriale come Michele. E voi invece avete giocato, quindi avete detto bene, è atipico perché non si è mai verificato, non tanto di avere la moglie agente, ma di avere. Però insomma, certo, qualche calciatore che ha avuto una moglie popolare che magari andava in televisione, eccetera. Però magari non entrava così nello specifico del. Quindi può esserci dell'imbarazzo generale da parte del calciatore che si trova a dover gestire una cosa del genere. Chiedo, perché se la moglie intervenisse su argomenti che riguardano esclusivamente il proprio marito e il calciatore, non ci sarebbe nessun problema, perché lei tutela il suo marito e il calciatore. Ma se dovesse mai intervenire e parlare dei suoi compagni, questo creerebbe imbarazzo. Quello sì. E lì starebbe al giocatore all'interno dello spogliatoio giustificare il perché o come mai è accaduta questa cosa, e al limite il dovere di dare delle scuse se è successo. Che è questo, un po' quello che ho sentito dire il caso da limite. Tutti gli ex calciatori che ho sentito interpellati su questo argomento. Ceda, che poi mettiamo il punto su Icardi, dobbiamo parlare della Juventus con Zidane, che potrebbe essere la sorpresa di fine stagione. Aspettiamo sempre Atletico Madrid e Juventus. Allegri, che comunque sappiamo ormai rischia di salutare a fine stagione, nel bene o nel male. Ne abbiamo parlato ieri sera proprio a Sport Italia Mercato. Mi metti il punto sulla vicenda Icardi, Ceda Capuccio-Neves, anche se un punto mi sembra molto lontano secondo su me, questa storia. Secondo me, infatti, mi aggancio un po' a tutto quello l'argomento che è stato detto, però un conto è essere la moglie, un conto è essere l'agente. Lì tu sei agente, tu non sei la moglie, cioè quindi devi separare questa cosa. Tu sei la moglie fuori da lì, però dentro quella cosa tu sei l'agente del calciatore. Se lo vuoi fare, se non lo vuoi fare, ti togli e fai, perché devi rispettare quella che è la sua professione. La sua professione, il calciatore lo fa lui, non lo fa lei. Con tutto rispetto, poi perché sua moglie, madre comunque dei suoi figli, e su quello va rispettato, ma essere l'agente del giocatore è una cosa totalmente diversa. Là, lei deve rispondere solo ed esclusivamente come agente di Icardi, non come la moglie di Icardi, perché secondo me mischiando le due cose vai a toccare dei punti che secondo me vanno oltre questa cosa. Infatti i social. Posso farti una domanda? Vai Fred. Posso farti una domanda? Lui ha fermato lei? No. Non quindi, credo. A lui sta ed è bene questo così. Uno sbaglio per me parliamo del nulla, cioè adesso e lui, nel momento in cui lui lo devi fare lei, a lui sta bene, a lui sta bene. Quindi secondo me noi tra due giorni potremmo anche parlare di questa storia, ma ormai il tappo è saltato. Se lui non ferma lei, come, ed avrebbe dovuto farlo subito, devi farlo lui, bravo, perché è lui che gioca, non alla sta fine la gente è la gente, ma il calciatore è quello che alla fine va in campo ed è quello che alla fine comanda. Certo. E quindi è il calciatore che dice: se una cosa non mi sta bene, io ti dico di non farla. Quindi se i social, cioè infatti le trattative, tutte queste cose, infatti ha detto un'altra cosa Scarpini, giustamente fa l'opinionista, queste cose non vanno trattate in televisione. Tu fai l'opinionista, non devi neanche nominare tuo marito in quel caso, eventualmente. Queste cose non vanno assolutamente fatte. Sì. L'Inter fa bene, e sicuramente una separazione da Inter e Icardi non credo sia una cosa impossibile in questo momento. Chiudiamo questo, cerco di cambiare argomento. Gianluigi Logari, per favore, oggi abbiamo tanti argomenti, dalla Coppa Italia, la Serie B, la Coppa del Re, ancora il calciomercato. Però oggi, a proposito di social, qualcuno ha ritwittato, se non sbaglio, proprio Vanda Nara,
Marinara sulla vicenda degli orologi regalati ai compagni di squadra in occasione della qualificazione alla Champions League dell'Inter, quindi ci sono state un po' di polemiche sempre tramite social. Era un retweet? No, non era un retweet, quello è, diciamo, è un post che è emerso in giornata da parte di chi ha ironizzato sulla scelta di Mauro Icardi di rompere con lo spogliatoio, comunque dello spogliatoio di esautorarlo, nonostante Icardi avesse regalato un Rolex a tutti i giocatori dell'Inter che avevano contribuito a renderlo capocannoniere lo scorso anno.